Benvenuti alla Lega Pokémon! lo dico sempre. Allora, tutti i giocatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e bentornati su Pokémon Ultra Sole, Ultralock Randomizer per questo penultimo episodio di serie. Ci troviamo qui sul monte, la Lega Pokémon, pronti per affrontare Necrozma, che è qui inerme proprio dietro di noi. Ragazzi, prima di iniziare, come sempre, un bel pollice in su di supporto, un commentino qui sotto e iscrivetevi al canale, perché nel prossimo episodio vi svelerò la data dell'uscita della prossima randomizer, che vi posso assicurare sarà molto molto diversa da questa e soprattutto epica. Allora, qui c'è Necrozma, quindi Necrozma è a terra, privo di forze. Vuoi condividere con lui la luce del tuo super cerchio Z? Perché no? Certo, teoricamente dovrebbe essere skinnato. E infatti, ecco qui ragazzi, Necrozma, con ovviamente il Solgaleo. E niente, teoricamente non potremmo fare catture su questo monte, perché ragazzi abbiamo già catturato il Samurott con la Master Ball, ma chi se ne frega. Io direi che una bestia del genere catturiamola giusto per lo sfizio, no? Sarebbe un peccato ucciderla, quindi possiamo tranquillamente andare ad indebolirlo. Ora, diciamo che con Decidueye non è che ho proprio le super mosse. Direi di mandare un attimo Umbreon. Vi ho saltato sicuramente un po' di questo monte l'Anachila, perché ragazzi, veramente, era inutile farvi vedere le sfide con gli allenatori. Quindi cucitura d'ombra, raggiungiamo questa lega, iniziamo subito a battere i primi super 4, quindi super efficace. Direi di metterlo almeno a vita rossa o a vita gialla e provare con una Ultra Ball. Mamma mia ragazzi, quanto ci leva. Ancora cucitura d'ombra, sarebbe bello aggiungerlo al team, ma le regole della randomizer, ovviamente, che ricordo sono qua sotto in descrizione, ci impongono che posso catturare un Pokémon a percorso. A questo punto direi di lanciare una bella Ultra Ball, perché sì, ci potrebbe anche stare. Eccola qua. E vediamo un po' di prendere questo Necrozma, veramente fighissimo. Vediamo un po' ragazzi. Termina la musica. 2 3. Ragazzi, nei nuovi giochi Pokémon è veramente troppo facile catturare i leggendari. Mi ricordo su un Rosso Fuoco e Verde Foglia, un Rubino e Zaffiro, catturare un Kyogre, un Groudon, un Mewtwo era veramente impossibile, ci volevano le ore, per non parlare di Rayquaza. Mamma mia, sulla Torre Cielo, mi ricordo, lo dovevi addormentare, mettere a un PS e poi forse dopo 50 Ultra Ball lo catturavi. Quelle sì che erano sfide. A livello 65 ci potrebbe essere veramente utile per la Lega, però l'abbiamo giusto preso così. Non diamo un soprannome e vediamo un attimo le info, no, di questo Necrozma. Magari è fortissimo. Baratto, Fulmisguardo, Vigor Colpo e Solaraggio, ma nemmeno così tanto forte, sinceramente. La cattura l'abbiamo già fatta, abbiamo preso Necrozma e adesso raggiungiamo questa Lega Pokémon. Ultra Necrozium Z, da dare ovviamente a Ultra Necrozma. Impeccabile. Ecco a Chromio. Federic, è un piacere rivederti. Devo constatare che hai davvero un talento eccezionale. Sei riuscito a catturare Necrozma. Ah, impeccabile davvero. Ho qui qualcosa che potrà esserti molto utile. L'Ultra Pattuglia mi ha chiesto di sviluppare un dispositivo per controllare la potenza di Necrozma, ma l'idea non mi piaceva, quindi ho pensato di modificarla un po'. Grazie alla mia invenzione potrai aumentare ulteriormente la potenza di Necrozma. Ecco a te l'acrogogenio numero 1198, meglio conosciuto come Necrosolix, più o meno, la pronuncia era quella. Perfetto, e non è finita qui, ti affido anche l'acrocongegno numero 1199, Necrolunix, per avere ovviamente Necrozma Ali dell'Aurora e l'altro per Criniera del Vespro. Va bene ragazzi, fatto ciò possiamo raggiungere la vetta, quindi dirigiamoci qui a est. Spero di non avere altri allenatori, ma secondo me ormai ci siamo e posso dirlo. Oh, andiamo qua. Non abbiamo un'altra sfida, vero? Tipo Au o qualcuno che ci rompe. Spero di no. Ah, beh, ci mancava giusto Au ancora. Ci siamo, allenatori. Benvenuti alla Lega Pokémon. lo dico sempre.
Prima di tutto, curiamoci la squadra perché è messa molto molto male. Andiamo a rifornirci di super pozioni, iper pozioni, tutto quello che ci può salvare durante questa Lega Pokémon. Anche perché non dovremmo perdere nemmeno un Pokémon, perché sarà veramente difficile andare avanti. Madonna raga, qua vendono le caramelle rare. Le caramelle rare vendono. Ma porca miseria. Io ti vendo tutto, voglio le caramelle rare. Grande, perla la vendiamo, pepita la vendiamo, perla la vendiamo. Non ho molta roba da vendere, sapete? Vendiamo questa. Cavolo, pensavo di avere più roba da vendere. Questo non mi serve. Pensavo di avere più roba. Revitalizzante, non me ne faccio nulla. Ragazzi, non posso comprare le caramelle rare perché costano veramente troppo. Però intanto mi compro le pozioni, eccetera. Se è ricarica tot, ce le prendiamo. Boh, ragazzi, ho speso tutti i miei averi in iper pozioni perché sinceramente non voglio perdere Pokémon. Ho speso tutto quello che avevo. E questo, insomma, è il team che mi porto alla Lega Pokémon. Sinceramente speravo di arrivare con un membro più forte di Palkia. Però ragazzi, lo possiamo sempre utilizzare come Pokémon sacrificabile, metti il caso. E ci siamo. Eccoci qua. Oh, la Lega Pokémon. Oh, oh, oh. Let's go. Ehi, Kukui. Benvenuto, Federic. Congratulazioni, hai completato tutte le prove e le grandi prove del giro delle isole. Grazie. Ricordo ancora quando hai scelto il tuo primo Pokémon nel percorso 1. Ah, ma torniamo a noi. Non ti resta che affrontare la Lega Pokémon. Ora sì che ha inizio il bello, vero? Il Monte Lanakila è il luogo in cui, in origine, si affrontava la fase finale del giro delle isole. Ma è anche in onore dei Pokémon leggendari che abbiamo costruito qui, il posto più vicino al cielo di tutta Alola, la Lega Pokémon. Ah, mi ricordo di quando ho affrontato la Lega Pokémon all'altopiano blu. Ero pieno di entusiasmo. I campi palestra di Kanto mi hanno conciato per le feste, ma i miei amati Pokémon hanno sferrato le loro mosse mettendoci il cuore. Beh, non voglio annoiarti con le mie storie. Entra, dai. Ragazzi, ci siamo. Finalmente. È uscito Decidueye dalla ball. Ma era rosso. Ragazzi, io non so voi, ma mi sta venendo un po' di cagarella addosso. Ho paura di perdere tutti. Dai, Rotom Roll, ragazzi. Speriamo in qualcosa di decente. Uova. Bene, bella schifezza. Cova uova roll. Quello che non mi serviva. Boh, ragazzi, iniziamocela con Decidueye. Potrebbe essere buono. Allora, abbiamo ben 4 sfide prima del campione, quindi cosa affrontiamo per prima? Iniziamo da destra? Dai, ce la faremo, ragazzi. Sono carico. Ce la facciamo, dai. Se finiamo i PP di qualche mossa, abbiamo comunque l'elisir, lo ricordo. Sarebbe stato bello comprare un sacco, ma veramente un sacco di caramelle rare, ma non c'avevo i soldi. Allora, quale iniziamo per primi, ragazzi? Non ne ho idea. Boh, raga, iniziamo qua, dai. Vediamo un po' cosa succede. Prima sfida, Malpi. Cavolo, sembra figo, eh. Proviamoci. Parte la sfida. Vediamo un po' cosa succede. Ho la strizza, sinceramente. Un po' ce l'ho, ma poca, eh. Vediamo. Allora, ha ben 5 Pokémon dalla sua parte. Ma di capo Aurorus! Eccolo qui! Allora, iniziamo male. Legolas! Allora, devo ragionare molto attentamente sulle mosse. Direi che non ho dubbi. Un per 4 non glielo leva nessuno. Tifone, ci ha confusi, molto male. Attenzione, Decidueye resisti! Sveglio pacca, dai, per 4. Mossa acciaio, mossa lotta, insomma, quel che è. Potevamo fargliele entrambe. E ancora vai con sveglio pacca. Ha sprecato così la sua ricarica totale. Molto male, molto male. No, Decidueye. Bravo, Decidueye. Sveglio pacca. Bam, bam. Prendilo a schiaffi. Mamma mia, ragazzi. Un PS. Incredibile. Tifone ancora. È che sono forti, non me l'aspettavo veramente così forti. Poi livello 56, siamo lì ragazzi. Il mio team è a livello 55, quindi livello 60 per Legolas, vai. Il più forte della squadra. Specchio velo, via. Grabbin. Proviamo con Ruby. Se è Grabbin quello di tipo coleottero, penso vada bene. Possiamo provare con un etere lama. Pietra taglio. Vediamo un po' quanto li leviamo. Che sono resistenti, madonna. Ancora, etere lama. Vediamo un po' se riusciamo a scalfirlo. Siamo più veloci adesso, aumentando la nostra velocità. Vita rossa, giga assorbimento. Ci leva veramente un PS. Non la facevo così tosta questa sfida. E ancora di etere lama, vai. Ancora ricarica tot. Ma quante ne usano? Oh, maledetti.
li mando Celebi e li faccio onda calda. Farlo tentennare no, eh. Non chiedo tanto. Un tentennamento, uno? Oh! E che cavolo. Ora, riutilizza un'altra ricarica tot. Oh. Etre lama. Ciao Grabbin. E siamo a meno 2 per Malpi. Sì. La prossima scelta sarà... Dragonite intanto livello 50, perfetto. Hitmore. Possiamo lasciare Steelix? Anche se ce la rischiamo, perché... Un acciaio. Proviamo con Hydro Pulsar. Siamo sicuramente più veloci, magari lo confondiamo anche. Madonna, non gli abbiamo levato nulla. Mamma mia. Gli è calata la difesa speciale. Proviamoci, ragazzi. Non mi ha levato poi così tanto. Madonna. Infame. Ragazzi, non voglio levare Steelix, perché comunque ho aumentato tantissimo la mia velocità. Hitmore comunque adesso è comunque con la difesa speciale bassa, quindi ce la potremmo fare. Perfetto. Si boosta ancora la velocità. Acceleratore. E ora Hydro Pulsar. Adesso lo metteremo a vita rossa. Oh, ma è velocissimo, eh. È incredibile. Io pure con Steelix mi sono boostato tantissimo. Boh. Guarda che infame sto coso. Muorici. Confondilo. Confondilo, Steelix. Dai. Ancora vai. Hydro Pulsar, l'ultimo. Siamo più veloci, vero? Ma ancora più veloce lui. Ma che cos'è? Cos'è questo Pokémon? Ah, l'importante è che non perdiamo Pokémon. Poi per il resto può farmi quello che vuole. E anche il terzo Pokémon di Malpi va giù come una peretta. Va bene. Contro Ansefant mando Celebi, anche se potrebbe avere mosse... mosse volanti. E che c'ho gelo pugno, ragazzi, che è super efficace. Quindi ce la facciamo, dai. Ragazzi, sapete che faccio? Mando Palkia. Lo so, è molto, molto, molto di livello inferiore, però... Oh, madonna santa. Oh, madonna santa. Mandiamo Decidueye, va? Ho capito. Va bene. Tanto mi dovevo curare, quindi... Ci curiamo. E poi lo attacchiamo con Sporco Lancio. Giusto perché non è molto efficace, per quello che lascio lui, perché è veramente forte. Vai con Sporco Lancio. Oh, mamma mia, che fastidio, che fastidio. Non avete idea. Ancora, Sporco Lancio. Evitiamo l'attacco. Avvelenalo, ti prego, ti prego. Dai. Quasi, pensavo di averlo avvelenato, invece no. Rimbalzo. E arriva su di nuovo. Noi falliamo. Ancora vai con Sporco Lancio. È la mossa più forte che ho su Decidueye in questo punto. No, dai, evita pure l'attacco. Io non volevo sprecare un altro di quelli. Però l'ho fatto fuori comunque. Boom. E anche lui è andato giù, ragazzi. Ce l'ho messo di tempo, ma è andato giù. Abra. Bracere. Ma che vuoi fare? Muorici male, Abra. Ci devi morire. Bam. Esploso Abra in mille pezzi. Preciso, ragazzi. Molto, 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 molto bene. E abbiamo sconfitto Malpi. Io direi che possiamo fare un'altra Super 4 in questo episodio. Bene, molto, molto bene. Però prima mi curo tutta la squadra. Olè, olè e olè. Tutti curati. Diamo un po' di PP a questa mossa, va. Almeno ne ho recuperato uno. Usciamo, va. Sporco Lancio a 8. Che è troppo forte Sporco Lancio con Decidueye. Non so perché. Bon, e questa sfida l'abbiamo fatta, ragazzi. Adesso dobbiamo scegliere un'altra sfida. Facciamo questa qua a fianco. Speriamo che non sia troppo forte. Ho sempre un po' il terrore, no? Per chi soffierà oggi il vento della vittoria? Ovviamente a me. Bon, vediamo un po' che sa fare questa tipa. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, il primo Pokémon sarà... Vabbè, Vigavolt, Coleottero, Elettro... Mosse super efficaci, fuoco, roccia, che mi viene in mente. Onda calda, attacchiamo per primi, bene. E là là! Bene, mossa del cazzo! Ah, ragazzi, non deve fallire, non deve fallire, non deve fallire! Sì! Vai così, Celebi! Mamma mia, non doveva fallire, ragazzi, per nulla al mondo. Perfetto! Sprizzalampo! Lillipup. Lillipup sprizzalampo. Sveglio pacca, va? Ancora sprizzalampo? Che mossa. Ci sta su di lui. Prendiamo la schiaffi, va? Non prendere mai a schiaffi un cane, ma... Pokémon, devo per forza farlo. Mi dispiace. È la vita. Ralts. Ralts, Ralts. Lasciamo Legolas.
Tutti baby Pokémon, vedo, eh. Molto bene. Sporco lancio. Esplodi male, Ralts. Bam. Le esplosioni belle, quando le lotte finiscono subito. Questo mi piace, pure brutto colpo. Te lo meriti, eh. Vai. Palkia Dialu 46. Provocazione Palkia. Assolutamente no. E la prossima mossa sarà Guzzlord. Porca miseria. Vabbè ragazzi, io me la posso anche rischiare con Decidueye alla fine, eh. Madonna mia. Perché c'ho sempre due mosse super efficaci. Proviamo con Sveglio Pacca intanto. A schiaffi proprio. Bamam. Levo poco, eh. Divinazione. Attenzione. Vai con Vento Argenteo. Magari leva di più. Vediamo. Proviamole tutte e due. No, meglio Sveglio Pacca. No, anche lui c'ha Luce Siluro. Attenzione. Mamma mia, che mossa. Trasprizza Lampo, Luce Siluro. Ma pure paralizzato. Bene. Abbiamo Sfera Polline con Umbreon, che comunque ha una buona difesa, quindi speciale. Stack Attack ha cambiato Pokémon. Anche lui ha cambiato Pokémon. Bene. Contro Stack Attack io rimanderei Decidueye, sinceramente. Però è paralizzato. Ma io ho le ricarica tot dalla mia parte. Quindi, hey, no problem. Ricarica tot su Decidueye. Allora, dovrebbe essere, se non erro, un per 4. Vero? Siamo attenti. Siamo attenti. Siamo più veloci, sì o no? Sveglio Pacca. Sì, per 4. Vai, bam. Bam. E nonostante per 4 non lo uccidiamo. Un classico, un classico. E ancora di nuovo ragazzi, Sveglio Pack, abbiamo buttato giù anche Stack Attack. Preciso, bam. E adesso non ci resta di buttare giù Guzzlord. Questa aveva tutte ultra creature, io non so come sia possibile. Va bene così. Livello 56 per Ruby, sarebbe 57. Guzzlord, ci manca solo lui ragazzi. E poi anche su di lui, due schiaffetti, vero? Sveglio Pack ancora. Vai, sbam, sbam, 1 e 2. Divinazione, ce le manda un'altra. E ancora, vai con l'ultimo Sveglio Pacca. E anche Kaylee, ragazzi, è stata fatta fuori quando parlo troppo presto. Quando Federic parla troppo presto, vabbè. L'ultimo mio Sveglio Pacca, mamma mia, un brutto colpo non me lo fai? Un brutto colpo, no, Luce Siluro, ancora. Subisco pure la divinazione. E vai di Umbreon allora. Ricambiamo Pokémon. Madonna se me la sono rischiata. Per 8 PS stavo per perdere Decidueye ragazzi. Divinazione ancora. Anche lui ricarica totale. Vabbè, non si finisce più però così. Per fortuna la divinazione non ha effetto su di me. Quindi ragazzi devo soltanto andarci di Sfera Polline all'infinito. 2 hours later. L'ultimo Sfera Polline, ragazzi. E se mi facevo un'altra ricarica totale, lanciavo il 3DS, praticamente. Bom, 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 ce l'abbiamo fatta. Oh, ste sfide sono toste, però, eh. Mamma mia, sti Pokémon Tank, poi Kaylee maledetta. Bom, perfetto. E possiamo andare avanti. Sì. Vai, 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 vai. Ci manca un altro Super 4, poi terminiamo questo episodio perché sennò viene troppo lungo. Elisir Max su Legolas, perché non ne ha più. Curiamoci tutti. E proviamo a battere anche Tapso. Ci proviamo, vediamo un po' che Pokémon ci riserva. Allora, contro di lui userei... Teniamo sempre Celebi? Teniamo sempre Celebi. Proviamoci almeno. Boh, Tapso. Secondo me sarà una bella spina nel fianco, Tapso. Oh, mai una volta che lo brucia, che ne so, un brutto colpo. Non mi sta capitando nulla in sti giorni. Proviamo con gelo pugno, magari. Boh. Magari lo congeliamo. No, eh. Spara fuoco ancora. Poi su Selby. Preciso. Vai ancora, gelo pugno. Lo sapevo, io ti odio! Mamma mia! Vai, sbam. Se la usa lui, la uso anch'io. Mi pare anche giusto, eh. Come ragionamento, ragazzi, ci sta. Sputa fuoco, spara fuoco qua. Stufato. Gelo pugno ancora? Congelalo, congelalo! Please! Spara fuoco. Potevo mandargli anche Umbreon, effettivamente. Fargli cucitura d'ombra. E spettro. Lo facevo fuori. Bam! Vai! Dritto in faccia. Sì! Dragonite 51, ragazzi, sta diventando impossibile. Pure Tapu Koko!
beh, qua un bel attacco veleno non glielo voleva nessuno, eh. Sporco lancio, dritto in faccia, per due, perché non ho nemmeno mosse terra, effettivamente. Ti prego, Decidueye, avvelenalo, fallo esplodere. Ti prego, Decidueye, fallo esplodere. Oh, ma sta mossa ce l'hanno tutti! Tutti ce l'hanno questa mossa, tutti! Cristo. E io non gli levo niente, eh. Non gli levo niente io. Teoricamente mi dovrebbe lasciare con 10 PS. Teoricamente, vero? Vero? 15. È sopravvissuto. Sì, brutto colpo avvelenato! Mamma mia, quanto sono forte! Mamma mia! Decidueye, Decidueye! Così, ragazzi, si gioca. Sì, un po' di culo per me ci sta ogni tanto. Tangela. E quando Tangela, ti mando Celebi. Che ti fa un bel onda calda per scaldarti il cuore. Sì. Dato che mi ha mandato Tangela, io ne approfitto per curarmi sia Selby ma anche Decidueye. Per forza. Perché dato che Tangela secondo me è scarsetto, ne approfitto. Fragor tempo, sì, avevo detto. Che cosa stava dicendo che era scarso? Oh! Santo Gesù! Ma che cosa ho detto? Scusate, ritiro quello che ho detto. Scusate, scusate. Non lo dico più, non lo dico più. Mamma mia! Una bestia, ragazzi. Impressionante. Iperbure! Avevo detto che era scarso, ragazzi. Rettifico. Madonna santa, ma. Oh, Tangela! Tangela! Stai al tuo posto. Stai al tuo posto, per favore. Madonna! Ragazzi, una bestia! Swalot. Swalot? Chi ne manda contro Swalot? Vabbè, lascio Celebi. Per forza. E farei cuore stampo, che è psico, ma. In queste condizioni Celebi non lo lascerò mai in campo. Quindi vai, mi curo. Ronzio. Ragazzi. Non gli posso fare niente a questo Pokémon. Sapete cosa vuol dire niente? Niente! Non gli posso fare niente. Non ho terra. Non ho mosse terra. Idropulsar, magari lo confondiamo. C'ha pure fuoco blu. Ti prego, confondilo. Ti prego. Sì! Una gioia nella vita. Ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io. Ma al massimo lo facciamo tentennare, eh. Al massimo. Bene, Etre Lama. Non lo farò mai fuori di questo passo, ma piano piano. Allora, ricordiamo, ragazzi, che è confuso, eh. Evita l'attacco. Madonna, io odio i Pokémon, ragazzi, che sono confusi, ma riescono ad attaccare comunque. Boh. Guardalo! Dovresti essere confuso! Ehi! Odio, ragazzi, l'odio. 4 turni da confuso, 4 turni, 4 ragazzi, e tutti e 4, ma dai, ma è assurdo, cioè, è assurdo, è uno Swallow fuori dal comune, sì, eppure non è manco più confuso, Madonna santa, ragazzi, riprovo con Idropulsar, magari lo riconfondo, ma tanto, io non so se ha finito i PP di fuoco blu, ma io nel dubbio. Mi curo lo stesso. Che questi Pokémon sono infami, eh. Oh, muorici? Oddio, mo se riusa. No, ti prego, se usa ricaricatotti io mi sparo. Se usa ricaricatotti io mi sparo. Non si può. Non si può. No, 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 no. Non si può, non si può. No, non si può. No. 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 No, 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 no. Fai schifo. Fa brutto colpo. Non rimane confuso. Ma che cos'è? Avrà finito anche i pipì di ronzio. Posso rimettere Celebi? Oh, l'ho riconfuso. Ragazzi, l'ho riconfuso, eh. Santo il Signore sia lodato. Sia lodato. Sempre sia lodato. E non è. Confusione è durata un turno, io non ci voglio credere. Un turno è durata. Oh, l'ho fatto fuori. Dopo 72 turni, ragazzi, l'ho fatto fuori.
Finalmente, non ce la facevo più. Mamma mia, che stress. Oh. E ora chi c'hai? E te pareva. Ma un Pokémon normale non me lo puoi mandare. Uno debole, io non lo so. Non lo so. Veramente, non lo so. Non lo so. Poi, ragazzi, io che mi ricordi, mosse coleottero e spettro sono super efficaci con mio. Perché contro questo mio non sono super efficaci? Cioè, questa cosa non l'ho mica capita. Guardate! Non sono super efficaci! Ma che cosa sta dicendo? Beh, ragazzi, non so cosa dire. Cioè, mi becco pure i Pokémon dove le mosse non hanno effetto. Vabbè. Io che mi ricordi, spettro è super efficace con mio. Poi, vabbè, magari mi sto sbagliando. Boh. Pugno d'ombra. Super efficace, sporco lancio. Magari l'ammazzo è super efficace, mo. Nemmeno. Che mossa li devo fare per essere super efficace, ragazzi? Perché io non capisco. Sarà di tipo normale, non ha effetto. Boh. Ragazzi, l'ultimo Meteor Pugno e anche mio l'abbiamo fatto fuori. Non ho idea del perché era così forte. Non aveva nulla effetto contro di lui. Non so cosa dire. E anche Tapso è stato fatto fuori. E io, ragazzi, non posso altro che invitarvi nell'ultimo episodio della Randomizer Ultrasole, che ci sarà poi nei prossimi giorni. Mi raccomando, like, commento, iscrivetevi al canale e vi dirò poi successivamente di che randomizer andremo a parlare poi nei prossimi mesi, ok? Da Federic è tutto, ciao a tutti. Da un Federic stressato, perché queste notte mi hanno stressato tantissimo.